Lunedì 13 aprile, Alberto Baldini in studio. Benvenuti ad una edizione speciale di Antipodi News, un numero da intendersi quale una coda focalizzata sul New South Wales della serie di interventi presentati allo scadere dello scorso anno. Una serie di interviste che hanno portato alla ribalta esponenti influenti della comunità italiana, invitandoli ad esprimersi sulle imminenti elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. La data delle elezioni, per ragioni organizzative, fu posticipata spostandola al prossimo venerdì 17. Una appendice, quella di oggi, che vi presenta la posizione di Maurizio Aloisi e quella di Teresa Restifa, contrapposti nella contesa elettorale di questo venerdì. Ai due candidati sono state poste le stesse domande allo scopo di evidenziare le diverse posizioni delle due liste che si propongono per lo Stato del New South Wales. Prima domanda: in che percentuale la tua lista ha avuto la rappresentatività quale primo criterio per la propria ragion d'essere? Rispondono nell'ordine Maurizio Aloisi prima e a seguire Teresa Restifa. Beh, la prova che noi abbiamo pensato alla rappresentatività soprattutto è proprio perché abbiamo fatto una lista non politica, non è una lista di partito, è una lista formata da persone di diversi pensieri politici disposto a spendere tempo e energie per svolgere un lavoro di tutela e protezione dei cittadini italiani della nostra circoscrizione. Quindi abbiamo cercato di renderla neutra, lontana dalla politica. Certo, la politica non si può evitare al 100%, però almeno non essere dipendenti dalla politica. Quindi noi abbiamo cercato di rappresentare tutte le classi, sia politiche che sociali. Allora io dovrei dire poco, perché io non credo, cioè una percentuale minima che vuole veramente rappresentare la comunità, perché il resto in effetti hanno poca capacità di capire che cosa significa il Comites, anche perché sono tutti nuovi, perché anche bisogna anche, Alberto, per tutte le critiche bisogna anche dare tempo alle persone di imparare che significa, perché purtroppo per quello che ne sappiamo non si sa molto di quello che è, perciò bisogna anche dare loro il tempo di imparare che cosa significa. Ciò non vuol dire che poi rappresenteranno bene la comunità, non vuol dire quello si dovrà vedere, magari quelli che ci si aspetta il minimo daranno il massimo. Logica ed inevitabile l'adesione ad una linea politica per Restifa, per Aloisi invece predominano le buone intenzioni di tenerla nel cassetto, la politica. Seconda domanda: le liste, quale più, quale meno, rifletteranno comunque una sfumatura politica o perlomeno una coincidenza ideologica e di finalità? Fattore positivo o fattore divisivo? Divisivo, senz'altro. Divisivo e avverrà senz'altro, almeno per le altre liste. Noi, come ripeto, abbiamo cercato di tirar fuori la politica dal Comites, perché per noi è antiproducente fare politica nel Comites, perché limita in certe decisioni, perché la politica poi detta delle condizioni che noi non vogliamo assolutamente che ci siano imposte. Secondo me è positivo, perché ognuno di noi ha un colore politico, per quanto ci si voglia dire la lista è apartitica, la lista non è politica, una lista civica, che significa? Secondo la mia opinione, tutti noi abbiamo un colore. Alla fine, quando andiamo a votare, anche se votiamo per corrispondenza e mettiamo la croce su una persona invece che un'altra, una lista invece che un'altra, abbiamo dimostrato che noi apparteniamo a quel gruppo perché c'è qualcosa che ci attrae di quella persona o di quel gruppo. Può essere appartenenza politica, può essere amicizia, ma comunque condividiamo delle idee con quelle persone. È importante per Aloisi la adozione di un sistema di convivenza che renda meno vistose le contrapposizioni politiche. Inevitabile per Restifa il fattore di affinità ideologica che finisce per condizionare le scelte dei candidati. Terza domanda:
Vuoi denunciare un comportamento non corretto originato dalla parte avversaria nel corso di questa campagna elettorale? Beh, più che una denuncia vorrei fare un appello a tutti e due i gruppi, sia al gruppo con la capolista Teresa Restifa, sia al gruppo con capolista Musso, Giuseppe Musso. Cerchiamo di non raggiungere dei toni esasperati in questa campagna elettorale, no? Cerchiamo di tenerci nei limiti della, non dico della decenza, insomma, della legalità, forse è una parola troppo grossa, però diciamo almeno nei limiti del buon gusto, ecco, del buon gusto. Non si può andare a raccogliere schede casa per casa, o addirittura negli ospizi e nelle chiese, ecco, questo lo trovo veramente umiliante, poco per gratificante per chi lo fa, ecco. Evitiamo questo gioco così un po' ambiguo, no? In fondo non è una lezione politica, in fondo non è che ci sono in ballo posizioni di prestigio o finanziariamente appetibili. Cerchiamo solo di creare un gruppo che faccia un certo tipo di lavoro e che spenda il suo tempo e energie per svolgere un lavoro a tutela e protezione dei diritti dei cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione. Questo deve essere l'unico obiettivo. Poi vinca il migliore, la gente deciderà. Beh, l'unica cosa, forse non l'unica, ma la cosa principale che abbiamo notato è un arrivo di lettere pubblicitarie, non so se è stato inviato a tutto il New South Wales o soltanto a una parte del New South Wales, perché non ho modo di verificarlo, da parte dell'Itzowell di Wollongong, con le buste prestampate dell'Itzowell inviate agli elettori del Comites, mi sembra una cosa molto scorretta, prima di tutto perché l'Itzowell usa fondi pubblici e si deve occupare di quello. Le buste hanno un costo abbastanza, se ne mandi 2500 ti dico che costano quasi 1700 dollari, perciò inviare buste prepagate dall'Itzowell secondo me è una cosa molto scorretta. Invito di Aloisi a non sconfinare nell'eccesso di attivismo, mietendo adesioni negli ospizi e nelle chiese. Un accenno dal sapore più robusto di quello di un ipotetico sospetto. Dall'altra parte, denuncia di Restifa su un presunto illecito perpetrato tramite l'uso di risorse pubbliche per fini partigiani. Quarta domanda. All'indomani di una tornata elettorale che avesse evidenziato il basso interesse del pubblico, sarebbe giustificato il taglio dell'organo di rappresentanza dei Comites da parte di Roma? Beh, tagliare la rappresentanza è sempre negativo. Certo, la partecipazione non sarà delle migliori, diciamo, perché su 30.000 iscritti nel New South Wales ci sono circa 3.000 aventi diritto al voto che hanno richiesto di poter votare, quindi parliamo di un 10%. Ma forse non perché la gente non sia interessata a votare, quanto c'è un malcontento, diciamo, di come il Comites, penso, negli ultimi anni abbia operato in Australia. Non voglio dare colpa a nessuno, per carità, perché ci sono stati molteplici problemi che sicuramente avranno limitato l'opera dei Comites, però secondo me si poteva fare molto di più. Essere meno legati ai partiti e più legati alle esigenze dei nostri cittadini italiani qui in Australia. Certo, per poi quanto riguarda il CGE, questo è un altro discorso. Il CGE, secondo me, io sono stato sempre uno che ha criticato il CGE, perché lo ritenevo inutile, perché chi ha rappresentato gli italiani in Australia nel CGE, dopo i numerosi viaggi, le numerose conferenze svolte in tutto il mondo, si è mai degnato di far scrivere da un giornale il resoconto di questo suo lavoro, di quello che era stato fatto. Sembra come un club esclusivo per villeggianti, ma alla fine non ho mai visto veramente un interessamento per la comunità che rappresentano. No, la ritengo, no, assolutamente. Ti dirò, nella lista degli iscritti c'è un grande numero di giovani. Grande numero di giovani, il che mi dà fiducia per il futuro, che vuol dire che i giovani cominciano a interessarsi anche di queste elezioni un po' locali, un po' istituzionali, un po' italiane, però sempre locali. Comunque si cominciano ad iscrivere, il che vuol dire che
un passo avanti dalle altre, perché quando ci sarà una partecipazione dei giovani, le cose andranno diversamente, perché quello è il nostro futuro e anche loro invoglieranno i genitori ad iscriversi. Io nella mia lista ho molti giovani e sono molto contenta di quello, perché il futuro è nelle loro mani, bisogna lasciare sempre il passo agli altri e che facciano bene. Comunque si sono iscritti tanti giovani. No, non credo che bisognerà cancellare le elezioni il Comites, perché il Comites è rappresentativo locale della comunità, non è una cosa astratta a Roma o che sia, neanche il CGIE, che tu non conosci mai consigliere del CGIE perché non ci sono occasioni, invece il Comites è sul territorio e guarda gli interessi della propria comunità e poi non è grande perché ogni stato ha il suo Comites. E volendo, avendo le persone giuste all'interno elette, vuol dire che le persone possono interessarsi della comunità a cui appartengono. Certo, non è semplice perché il territorio è vasto, ma in Sydney ci si può occupare. Io ho scelto per esempio persone che appartengono a tutte le aree geografiche della città, cioè, siamo ben divisi. Aloisi difende l'importanza dei comites, pur ammettendo che la storia passata non è lusinghiera nei confronti di questa istituzione. Se un taglio va operato, Aloisi suggerisce piuttosto l'amputazione del CGE. Anche Restifa ha mostrato una posizione decisa a favore del mantenimento dei comitati, soprattutto in una proiezione futura di coinvolgimento delle nuove generazioni. Ultima domanda. In chiusura ed in sintesi, questa di venerdì è una opportunità elettorale. Una opportunità elettorale per fare cosa? È un'opportunità per una rappresentanza più degna di questo nome. Noi dobbiamo cambiare il modo di rappresentare gli italiani all'estero. Non è la poltrona che dobbiamo ambire, ma la rappresentanza vera e propria, gli interessi degli italiani che risiedono nella nostra circoscrizione, sia per quanto riguarda i rapporti con le autorità locali che con quelle consolari. Però per questo ci vuole anche competenza. Non si può rappresentare un comites e poi non sapere nulla di quello che succede negli uffici pubblici e quali possano essere le esigenze dei cittadini. Faccio un esempio, nei rapporti con il consolato, per esempio, per chiedere di migliorare i servizi, non si può soltanto chiedere, bisogna anche sapere le difficoltà che un ufficio incontra con pochissimo personale e con 30.000 iscritti alla rete consolare. Però certamente si può anche suggerire un metodo per migliorarli questi servizi anche con un personale diciamo esiguo. Cioè, ecco, bisogna sapere quello che si dice quando si consiglia a un ente come a una rappresentanza come il consolato, ad esempio, di migliorare il servizio. Io ne abbiamo sentite di tutti i colori, insomma, è vero che per una domanda di cittadinanza c'è cioè un tempo di aspettativa di 2 anni. Però bisogna vedere quello che comporta una domanda di cittadinanza, eccetera. Ecco, diciamo, facciamo un gruppo. Noi nel nostro gruppo abbiamo legali, abbiamo assistenti sociali, abbiamo padronali, quindi abbracciamo completamente diciamo, la rappresentanza che può dare un consiglio essere un interlocutore con le autorità. Potrebbe anche essere l'inizio di una carriera politica per i giovani, potrebbe anche esserlo perché è un inizio e la base da cui si può partire per farsi conoscere dalla comunità, per cominciare a essere coinvolti. E ti dico un'altra cosa, per essere notata dai partiti, perché io so per esempio che il mio partito in questo momento sta guardando molto ai risultati di queste elezioni per poi individuare le persone che si sono distinte e che possono avere un futuro e un futuro politico con il partito, quello che sia. Perciò è una buona base di partenza per i giovani.
ed è una buona base di partenza per imparare ad occuparsi della nostra comunità che ha bisogno di persone che se ne occupino. Aloisi ha sottolineato la necessità di rinnovare i comites con membri in possesso di competenze specifiche da mettere al servizio della comunità. Restifa ha reiterato nuovamente il concetto di partecipazione delle giovani generazioni negli organi di rappresentanza, sottolineando l'importanza dei comitati quale opportunità per avviarle e coinvolgerle attivamente in quella Italia che vive all'estero. Ringraziando la disponibilità degli ospiti, Teresa Restifa per la lista Italiani del New South Wales e Maurizio Aloisi per la lista Italia-Australia, lista civica, Antipodi News vi rinnova l'appuntamento per lunedì prossimo.